la città completamente distrutta, era impressionante. La città era sporca, c'era il classico effetto della ritirata, carta, macchine, mezzi rovesciati. Dietro di me c'era l'albergo nazionale, qui c'era la sede del Schulstaffen, la sede delle SS, i servizi di sicurezza militarizzati. Era un bunker. Per entrare lì dentro ci voleva il lasciapassare o una divisa. Avevano praticamente in mano il dominio della città. Il 18 aprile c'è il famoso sciopero a Torino e a Chieri. In quel momento facevano la riunione in una fabbrica e suonò l'allarme, siccome bombardavano le fabbriche di giorno, ha detto qui si decide, e allora per andare via tutti hanno deciso, se no avevamo la maggioranza contro. E fu uno sciopero enorme, enorme. È stata l'istantaneità della cosa che è stata straordinaria, perché alle 10 tutti i tram si sono fermati, tutte le serrande si sono abbassate. E entravamo nei negozi, tutto, dicevamo col mitra, siamo qui, arriviamo. Non era vero, siamo arrivati 7 giorni dopo. Ma dietro di noi i negozi che si chiudevano, un cataclisma di cose, se sì, bravi fiori. Che a marzo c'era già l'aria della liberazione, manco per sogno, nessuno si immaginava il 25 aprile. Finalmente Trabucco, il comandante militare generale piemontese, emana quel famoso ordine Aldo 10-26 per 1. Forza che tutta l'ora in furia la battaglia per conquistare la pace, per liberare l'Italia, scendiamo tutti i mondi. Era questo senso di gioia immensa, che tutti insieme stavamo venendo a liberare Torino. Gli operai impiegati hanno occupato la fabbrica. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia, scendiamo su dai monti. Quando sono arrivate sulle blinde credendo di chiuderci tutti nella Fiat, quando si sono visti sparare dall'esterno, hanno girato i buoi e si sono scappati. Come arriviamo in Piazza Carlino ha cominciato uno sparatorio infernale. Andate via! Vedevi quell'88. È certo che l'entrata è stata bella. Poi la gente. La gente che ti batteva mani, piangeva, rideva, cantava. Buttando i fiori, io mi vergognavo, dicevano c'è anche una ragazza.